E qui c'è alla base dell'uomo, questo era il volto dell'uomo, che vedete che è il volto di Dio anche adesso, si vede un po' nell'iconografia, Dio ha i capelli bianchi, no? Eccolo qua, questi sono i capelli bianchi, gli occhi, la bocca, la barba, quindi ha immagine e somiglianza proprio, cioè ribaltato. E questo è una sorta di serpente, non so se li vedete, questi sono i suoi occhi, questa è la bocca con la lingua, poi nel dettaglio si vede proprio la linguetta biforcuta. Quindi il serpente, e quindi parliamo di Kundalini, no? Ma anche di serpente inteso come tentatore. Vai. Qui c'è la creazione della donna. Allora, qui vedete, c'è, non so se si vede, forse poco, ma qui è un dettaglio incredibile, c'è proprio il volto del padre, non so se si vede, e qui c'ha le grandi ali, quindi è lo spirito che genera, o gli Elohim, o insomma, io poi sui nomi francamente non sono molto... non è quello insomma che mi interessa, ecco, quindi ognuno di voi lo può chiamare come vuole, però c'è proprio un taglio qui nel ventre che è un calice rovesciato, è proprio il segno del calice, ta, ta. E qui c'è il volto della donna, non so se la vedete, gli occhi, il naso, la bocca, i capelli, una donna angelica. Ma una donna angelica che diventerà una guerriera, perché si inserisce questa separazione che adesso poi vedremo molto meglio dopo. Vai. Siamo andati indietro? Ah, oh, vabbè, vai avanti. No, no, no. Si vede che... Oh. Vai, vai. Vai ancora. Ecco, qui si vede molto bene la donna guerriera invece, non so se vedete, questo è il suo volto, riuscite a vedere qualcosa? Sì, no, perché io da qui non vedo quasi niente, perché lo conosco, perché non vedo quasi niente, comunque qui c'è la donna e qui c'è l'armatura, queste sono le sue braccia, è un po' come se stesse. E qui c'è la nascita del tempo, come noi lo conosciamo, e la separazione, come noi la conosciamo. Mentre qui c'era una conseguenzialità e tutto era tutto, il divino, l'uomo, la donna, qui si inserisce un elemento di separazione, l'ombra. Il perché... Qualcuno dice perché non avremmo potuto conoscere la luce se non avessimo avuto il contraltare. Qualcuno dice che è un atto d'amore, perché in questo modo possiamo conoscere l'amore. Qualcuno dice perché appunto è il gioco, che poi alla fine come meta ci darà quello di riconoscere l'illusione della separazione, perché in realtà tutto è unito e tutto è uno. Qui c'è la separazione e anche la nascita del tempo lineare come noi lo conosciamo. Qui c'è una sorta di vecchietta con un fazzoletto in testa, questo è il suo profilo. E qui lo stesso, c'è un vecchietto con la barba, qui c'è invece un bambino piccolo con una specie di cappelletto da baseball, qui ci sono i gemelli e ci sono tanti altri elementi. E ora approfondiamo, vai. Ecco, qui si vede ancora meglio la separazione. E la separazione però che cosa comporta? Comporta che le energie daranno origine all'elemento, e da qui adesso ci cominceremo ad andare, vai, all'elemento che poi consentirà all'uomo di ritornare all'unità, ed è il demone. Chiamiamolo così, tentatore, ostacolatore, come vogliamo. E
c'ha proprio, come vedete, gli aspetti del, diciamo, delle iconografici che noi conosciamo, c'ha il cappuccio rosso, le corna. So se lo vedete, allora questo è il naso, gli occhi, questa è la sua testa, queste sono le corna e questo è il mantello rosso, che viene generato da questo che sembra un alieno. C'ha le orecchie a punta, occhi un po' distanti, vedete? E nella sua bocca, dalla sua bocca genera questo elemento. Ma il filo continua, vai avanti. E questa è una fase un po' più giù della striscia, dove si comincia a intravedere il volto della Sfinge, ma anche di una orsa e di un calice. Vai? Questa è la Sfinge. E guardate cosa c'è all'interno della Sfinge, un gran. Un Graal che, come vedete, ha la coppa sia in alto che in basso. È un calice che accoglie le energie del cielo e della terra e le unifica e le trasforma in luce, perché comunque è luce, vedete com'è illuminato il tutto. Vai avanti. E questo è il ribaltamento della Sfinge, che ci dà l'indicazione di che cos'è veramente il grande. Questa immagine è la sovrapposizione dell'immagine energetica, ovviamente, del principio cristico maschile e del principio cristico femminile, che in qualche modo su questo piano terreno sono stati incarnati da Maria Maddalena e da Gesù. E abbiamo la barba, questo è il volto, occhi, naso, bocca, la barba e i capelli rossi lunghi che iconograficamente richiamano a Maria Maddalena. La loro unione sacra conduce al Graal, che, come abbiamo detto, non è altro che il ritrovamento dell'unione di, diciamo, di principi maschile e femminile, quindi dell'equilibrio perfetto e quindi della divinità che siamo. Questa immagine richiama anche, qui ci sono delle sorte di ali, sono delle piume proprio, richiama anche a la dea Iside e quindi ai misteri legati alla Iside Sofia, di cui fra l'altro anche Steiner e Massimo Scaligero hanno parlato diffusamente, della vera conoscenza, ma